Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e quest'oggi vedremo l'accensione, finalmente, speriamo, l'accensione di questo alimentatore Premier da 20 pin, tutto impolverato, devo dire da perché non è che ogni volta posso dire dice che arriva a 350 watt, io dirò da 350 watt, non ci arriva, non ci arriverà, ma c'è scritto 350 watt. Etichette false e a go go, accendiamolo. Ecco qui ragazzi l'alimentatore in sé per sé, eccolo qua, e ovviamente come cosa deve succedere se non c'è il flash, non c'è fuoco. Ecco qua l'alimentatore. Mi scuso dell'inquadratura, ma purtroppo praticamente dovete vedere così perché il telefono messo in orizzontale verso di qua cade perché la ventosa è troppo piegata in avanti e il telefono è pesato più del computer. Allora, è un padellone, ragazzi, sono così. Allora, questo alimentatore già noi l'abbiamo visto nel video scorso. Innanzitutto, ecco, mi era sfuggito. Vi dico che comunque è in programma un video su come gireranno gli emulatori. Però io l'unico emulatore che so mettere nel computer è il Nintendo 64. Scrivetemi nei commenti quale altro è compatibile gratis, per favore, non craccabile, oppure da craccare. Oppure sia già craccato e qualcosa, tanto tutti sono craccati. Me lo mettete il link nei commenti. Anzi, io li leggo pure perché non essendo famoso, i pochi commenti che ho è ovvio che riesco a leggerli. Allora, questo alimentatore, ragazzi, come si vede? Come si vede? Non so come farlo vedere. C'è un condensatore gonfio nel fammi vedere se è secondario. Sì, è la linea del secondario. E praticamente, come potete vedere, per carità, c'è sempre il filtro e queste cose qui. Come potete vedere, c'è alcuni condensatori. E questo che si intravede all'interno dovrebbe, per lui è il trafo, capito? Per lui è il trafo. Un attimino che alzo la luminosità perché purtroppo il telefono è con la luminosità a zero, perché me ne sono accorto infatti, perché il telefono è bello, è accecante. Allora, noi questo alimentatore l'ho smontato per farvelo rivedere all'interno, ma noi non. Ma perché? Sembra che è storto questo dissipatore. Ecco qua, e questo è l'alimentatore in sé per sé. Meno male ce l'ha messa a fuoco fulmine sto telefono. Allora, noi lo rimontiamo. Allora, noi ragazzi praticamente andremo ad accedere. Mi siedo perché giustamente devo comunque vedere. Allora, noi in questa linea, comunque qualsiasi cavo, ma l'unico che è qua è tra il verde e qualsiasi nero, li incroceremo perché il verde e il nero vanno a simulare un interruttore in posizione on e quindi l'alimentatore, in questo caso non attaccando la spina, ma accendendo questo, l'alimentatore si accenderà. Perché mi serve? Perché io siccome ho programmato un futuro che vi aggiusterò prima o poi perché lo farò la telecamera Panasonic M7 che voi conoscete benissimo, che è durata 3 giorni e si è poi spenta perché si è scoppiato un condensatore di filtraggio della linea del segnale video, per questo dove si vedevano le linee. E praticamente in quella là, io mi ricordo, ne avevo uno come questo della startup, era ancora più scarso, sempre cinesissimo, però per i 12 volte era perfetto e riusciva ad alimentare quella telecamera. Vediamo se con questo ci riesco. Questo non ci serve, ci serve più che altro la forbice. Intanto sì, ora ecco come si levano queste fascette, tanto si tagliano, non mi interessa. Allora, noi in teoria appena, il problema è che non si sa se funziona perché se c'è un cattivo funzionamento a secondario c'è un condensatore gonfio, è ridotto meglio di quello vecchio perché quello vecchio funziona nu co come nuovo, ma non ha neanche un problema che ha un condensatore gonfio e uno scoppiato aperto che c'è l'elettrolita fuori. Questo ha la panza 1 e basta, quindi non dovrebbe dare problemi. Questo lo metto in off, io ho una paura tremenda, ragazzi, mi stai scantando.
Paura che scoppia. A posto. Va bene, ragazzi, funziona, funziona. Avete visto? Comunque si simula un interruttore in posizione on con il verde e il nero uniti. Vi ringrazio, ragazzi, per la visione. Questo è l'alimentatore fasullo, eh. Va bene, ragazzi, vi saluto e vi ringrazio a tutti.